Parliamo sempre di arte, ma in un altro modo di arte, parliamo di una manifestazione, di un appuntamento che si svolgerà a San Gregorio di Catania ed è con noi in compagnia l'assessore Giovanni Zappalà. Assessore, intanto buongiorno e ben ritornato qui su Radio Fantastica. Buongiorno a voi, grazie. L'appuntamento il 4 e 5 settembre per il corteo della Rosa. Ci può intanto spiegare di cosa si tratta? Intanto vi ringrazio sempre per lo spazio che ci state dando. Il Corteo della Rosa. Il Corteo della Rosa nasce dalle nostre radici, la casata di Paternò Castello, che abbiamo voluto riportare alla visione della gente e dei turisti che in questi giorni e negli anni scorsi hanno avuto il piacere di gustare questi vestiti e queste manifestazioni. Abbiamo voluto riportare la nostra storia, che sono il paese nasce sotto i Paternò Castello, questo che nel fine del 400 inizio del 500. Questo corteo inizia ufficialmente nel 1996, pian piano è stato strutturato negli anni fino ad avere il massimo nel 2018 di personaggi e purtroppo poi il 2000 col Covid ci siamo dovuti fermare. Quest'anno, nel rispetto, lo voglio precisare, delle regole Covid, lo abbiamo ripreso. Questo corteo, che ora sarà spiegato tecnicamente dal nostro ideatore, il nostro quello che ha creato l'anima artistica, lato artistico, il signor Angelo Budera spiegherà nei, in particolare le famiglie come sono composte, eccetera eccetera. Noi sarà in due giorni il corteo storico, il 4 pomeriggio con inizio alle ore 18, la manifestazione durerà fino a 23:30 con una inizio di sfilata da Piazza Municipio, antico Piazza Maggiore, anticamente si chiamava Piazza Maggiore, e porterà questi figuranti, quasi un centinaio, con all'interno anche il nostro gruppo locale di musici sbandierato, alla Piazza Immacolata, che è la piazza storica, Piazza Immacolata, dove nasce il nostro paese. Ci sono ancora degli esempi della famiglia Paternò Castello, in particolare la chiesetta di San Filippo d'Agire, che è una chiesetta piccola, privata, dove ancora ci sono le incisioni di quando è stata fatta, e la chiesa dell'Immacolata, a cui i San Gregoresi, è una chiesa su un'altra chiesa, là c'era la vecchia chiesa di San Gregorio. Questi festeggiamenti all'epoca si facevano in onore del nostro patrono San Gregorio Magno, che sarà il 3 settembre, quindi il giorno prima. In questa piazza si svolgeranno alcuni momenti di intrattenimento che spiegherà sempre il signor Butera, ma ci sono alcuni momenti di intrattenimento, di sbandieratori, danze rinascimentali, non più di un'oretta, sempre per cercare di contenere, di riportare poi il corteo in Piazza Municipio. E poi giorno 5 è una novità. Giorno 5 noi abbiamo creato le condizioni per fare una giornata dedicata ai gruppi medievali, in particolare i tamburi. I tamburi sono un esempio soprattutto nella zona del Siracusano, del Ragusano. Ci sono diversi gruppi medievali che nei loro paesi sono nati per cercare di divulgare queste tradizioni, e verranno in particolare il gruppo tamburi di Giarratana, che è un gruppo antichissimo, il gruppo tamburinari, che è una novità, un altro tipo di tamburo che viene da Trabia, in provincia di Palermo, e poi ci saranno il gruppo musici dei giovani maestri di Motta Sant'Anastasia, un altro paese che ha una tradizione antichissima sotto il castello del... Assessore, no, però vogliamo capire un attimo come tutto ciò si potrà sposare comunque con le regole stringenti che ci sono per la pandemia da Covid-19, e quindi chi vorrà venire a San Gregorio per prendere parte, per partecipare, per visionare queste manifestazioni, lo ricordiamo, del 4 e del 5 di settembre, cosa deve fare? Allora, innanzitutto devono essere muniti del Green Pass, la mascherina o il tampone 48 ore prima, le regole che ci sono in questo momento. Noi creeremo sulla parte da Piazza Municipio a Piazza Immacolata, quindi sulla parte destra, un corridoio gestito da un'associazione
che controllerà in particolare la EOP, che proprio sono autorizzati a fare. Creeremo questo corridoio che arriverà a Piazza Immacolata, dove la gente sarà inserita in questo corridoio e da dove entrerà, quindi dalle stradine, dove ci saranno dei controlli, dove sarà chiesto al cittadino o al turista che viene il Green Pass, il tampone o il discorso di almeno un vaccino, per quelle che sono prescritte. Tutta questa cosa sarà controllata da questa associazione, faremo sì che si defluirà in maniera molto semplice e controllata fino a Piazza Immacolata, dove saranno inserite all'interno di Piazza Immacolata, è come un fiume che poi trova il suo corso, giusto? All'interno di Piazza Immacolata, che è una piazza grande, dove c'è un piccolo anfiteatro, ci sono dei gradoni, saranno poi posizionati in questi gradoni nel rispetto delle distanze, quindi ci sarà un ulteriore controllo dell'inserimento nella piazza, gusteranno rigidamente con la mascherina e con il distanziamento, e poi il corteo, tra mezz'oretta, tre quarti d'ora di intrattenimento, ritornerà con lo stesso sistema. Il lato sinistro, in questo caso al ritorno, sarà il corridoio per la gente, il lato destro vuoto, cioè dire, noi troveremo cercando di dare ordine, saremo rigidissimi su questo, perché da un lato è giusto mantenere e fare le cose, da un altro lato è giustissimo e viene al primo posto la salute dei cittadini. Quindi, sì, quindi assessore, ricapitolando, ci sarà un viale sostanzialmente, un corridoio lungo il quale appunto sfilerà la sarà parata. Un 3 metri dove sfileranno la gente, dove sarà messa la gente all'impiedi, a distanziamento, con la mascherina ai lati. È un lato soltanto, un altro lato sarà vuoto completamente, e in questo lato i cittadini potranno camminare appresso al corteo, si potranno fermare, potranno poi riuscire, come dopo aver visto al Piazza Municipio uscire tutti, se ne potranno andare, cioè, tutta una serie, ci sono le vie di uscita tranquille, quindi noi siamo su questo, già abbiamo predisposto un piano che abbiamo sottoposto agli organi competenti, quelli che ti danno poi il via per poter fare questo. Sindaco, prima dell'assessore, non so perché mi è uso l'apso, sindaco. Prima della pubblicità, io però devo fare una domanda necessaria. Perché in realtà questo è l'appuntamento clou del 4 e del 5 di settembre, però proprio una parentesi piccolissima, dobbiamo riservarla al Festival delle Polpette. Allora, le polpette, lì è una cosa che noi, già la Beer Fest, che è l'associazione che organizza, a cui noi abbiamo dato il patrocinio, noi non siamo gli organizzatori ma sono loro, a cui noi abbiamo delegato la sicurezza, il controllo, eccetera, eccetera. Loro utilizzeranno Piazza Immacolata, è una piazza, la Piazza Immacolata è una piazza polifunzionale, dove tu trovi dai bagni alle vie d'uscita, c'è tutto gli impianti di luce, c'è una piazza che tu puoi ospitare manifestazioni di questo tipo. Loro 10, 11 e 12 noi daremo la struttura, daremo le luci, c'è tutta quella. E loro in quest'ambito, questa piazza sarà, come si dice, in maniera armonica, sarà in tutti e due lati, ci saranno posizionati degli stand dove ci saranno questi rivenditori che porteranno loro, che sono da varie zone della zona nostra, della zona di Catania, e faranno, ci sarà questa, chiamiamola degustazione di polpette, ma ci saranno anche diverse ditte di birrifici locali artigianali, che è una cosa molto importante. Quindi intanto diamo l'appuntamento il 4 e il 5 di settembre a San Gregorio, con partenza ore 18 tutti e due giorni da Piazza Municipio. Tra pochissimo scopriremo anche il lato artistico di questa manifestazione.